L'argomento della puntata di Topolino Maranta odierna è un Laver da 500 Formula del 1978. È una moto da competizione. È una moto da competizione, è stata creata appositamente da Moto Laverda nel 1978. Questo trofeo, che è un trofeo Laverda, è durato per 5 anni fino al 1982. Questa motocicletta, di proprietà di Franco Antonello, è appartenuta al fratello Corrado Antonello, che nel 1979, in seguito ad un incidente avuto sul circuito del Nürburgring in Germania, durante un incontro in Germania e Italia, appunto trofeo Laverda, ha perso la vita in seguito ai postumi di una caduta. Appunto nel 1975, su un progetto già del 73, iniziarono a produrre una 500. Una 500 che non era una derivazione dei modelli precedenti, bensì una moto costruita ex novo, in quanto aveva delle caratteristiche estremamente importanti, quali 4 valvole per cilindro e la distribuzione bialbero in testa, anche se questa era già stata utilizzata sulla 3 cilindri. Questa motocicletta non ottenne però un grosso successo commerciale, e i tecnici e gli operatori Laverda pensarono bene, sulla falsariga di altre entità motoristiche industriali italiane, quali l'Aspes e quale Malanca, a creare un trofeo ad hoc Laverda 500 Formula. E così è nata questo tipo di motocicletta. Il modello Formula veniva fornito con 52 cavalli e 10.500 giri, per una velocità di 200 km all'ora rispetto ai 170 del modello base. Il regolamento era impostato in questi termini: oltre ai commissari FMI c'erano 2 rappresentanti della Laverda, il signor Giuseppe Tagliolato e il direttore sportivo della moto Laverda, Luciano Zen. Per i corridori era sufficiente una licenza junior, avere meno di 30 anni, eventualmente aver mai partecipato oppure nelle competizioni precedentemente avute, non essere mai stati classificati nei primi 3 posti. Dopo ogni gara la vincente veniva verificata da un commissario della FMI e da un incaricato Laverda, e 2 venivano esaminate a sorteggio. Il costo della moto in assetto gara, come quella che noi stiamo esaminando, più il kit della riconversione, cioè che se nel caso il conduttore si fosse stancato di partecipare a queste manifestazioni, poteva ritrasformarla in modello stradale e utilizzarla normalmente. Il costo di questa motocicletta era di 3 milioni, praticamente 300.000 lire in più dei 2.697.300 lire che servivano per comprare il pezzo normale. So di certo che la stragrande maggioranza di queste motociclette è andata all'estero, perché finito il loro periodo, cessato nel 1982, queste motociclette, come la gran parte delle motociclette da competizione, vanno in una specie di limbo, hanno un oblio, e i collezionisti esteri, specialmente tedeschi e svizzeri, sono particolarmente idioti, e tantissime, e addirittura anche spagnoli, so di certo, se ne sono accaparrati. Abbiamo una forcella Marzocchi di 35, un'escursione di 140 mm, 3 freni a dischi Brembo di 260 mm di diametro. Nella parte posteriore, anche questi, abbiamo delle forcellone oscillante con elementi Marzocchi posizionabili su 5 posizioni. Posso chiederti anche il peso della motocicletta, di questi in assetto gara? Dunque, in assetto gara era 150 kg e assetto strada 175 kg.